Bella gentaglia di Shikoku, io sono Liu e oggi vi porterò l'intervista doppia tra le due skin misteriosissime della stagione 8, Master Key e Lusso. Vi ricordo ragazzi che se anche voi guardate i video ASMR cringe dovete inserire il codice Liu-Shikokujin in supporto a un creatore su Fortnite. E se arriviamo a 4.000 mi piace sotto a questo video, faremo un altro episodio di interviste doppie su Fortnite. A proposito, scrivetemi nei commenti che coppiatta volete vedere nella prossima intervista doppia, perché la sceglieremo in base al commento che riceverà più mi piace in assoluto. Ah, e dovete passare assolutamente dai canali dei doppiatori che trovate in descrizione. Detto ciò, ragazzi, finiamola con il cringe e buona visione. Nome: Naruto Knight. Delusiona. Nome della tua skin: Master Key. Lusso. Quanti anni hai? 17. 19. Mila. Dove sei nato? Al villaggio della Foglia. Si trova a nord-est del vulcano. In un'antichissima caverna di acri anarchici. Professione: Sono un ninja del villaggio della Foglia. E il mio sogno è quello di diventare Hokage. Ah, ecco, sono una chiave. Non ho una professione. Diciamo che ho un obiettivo. E insieme a Naruto Knight riuscirò a raggiungerlo. Oltre ad essere entrambi due skin della stagione 8, anzi, le ultime due skin della stagione 8, c'è altro che vi accomuna? Beh, ecco, hai mai sentito la storia dell'ape e del fiore? Tipo, diciamo che io sono l'ape e devo impollinare... No, aspetta, una chiave. Ecco, io sono una chiave e devo chiavare... No! Ho sbagliato ancora! Delusiona, puoi aiutarmi tu? Certo che sei proprio impacciato. Siamo legati dal fato. Siamo come due catene che non possono separarsi. In passato, il re dei pirati temeva il mio grandissimo potere, dato che la mia vera forma è quella di un drago. E così mi ha rinchiusa nel corpo di un'umana. E tenendo con sé il lucchetto, ha fatto in modo che io rimanessi imprigionata qui dentro. Però, i genitori di Naruto Knight hanno rubato la chiave. E convinti di riuscire a liberarmi, me l'hanno portata. Il problema è che serve un quantitativo di energia enorme per aprire questo lucchetto. Per questo stiamo cercando il leggendario tesoro del Re dei Pirati. Naruto Knight? Re dei Pirati? Ma sono finito in un episodio crossover o questa è ancora un'intervista doppia su Fortnite? Ehi, il tuo stile mi ricorda quello di Sasuke Knight. Che c'è? Vuoi combattere? Tecnica superiore della moltiplicazione del corpo! No, no, tranquillo. Direi di passare a qualche domanda un po' più generica per farvi conoscere al pubblico. Hai dei tatuaggi? Beh, non è un vero e proprio tatuaggio, diciamo che è un sigillo. È a forma di spirale e parte proprio dal mio ombelico. Certo, ma diciamo che non è un vero e proprio tatuaggio. È, come dire... La mia anima che tenta disperatamente di fuggire da questo corpo con le sue vere sembianze da drago. Hai capito? Ma perché le storie devono sempre complicarsi così tanto? E non potete essere due normalissime skin in un normalissimo gioco? Vabbè, se dovessi scegliere un solo colore da una scatola di pennarelli, che colore sceglieresti? Il verde, lo stesso colore del villaggio della Foglia. O il rosso, lo stesso colore della volontà del fuoco. Perché dovete saperlo tutti. Io non mi rimangio la parola data. Questo è il mio credo ninja. Mamma mia, che egocentrico. Beh, io sceglierei l'oro. Perché, ecco, è il mio colore originale da drago. Se finita questa intervista doppia vincessi 10 milioni di euro, cosa faresti? Ramen! Una ciotola di ramen! Tripla porzione di ramen con doppia carne! Quanto ramen potete farmi qui? Come? Solo 30 porzioni! Io ne voglio di più! È
Eccoci qui riuniti, cari concittadini, per vendere l'intera città di Approdo Avventurato alla signora Delusione de Dragis, la quale diventerà il nuovo sindaco al posto mio e potrà prendere qualsiasi decisione vorrà prendere. Oh mio Dio, non ci credo! Questo è un sogno che si avvera! Qui riunirò tutti i draghi del mondo e gli darò un pasto caldo e un tetto sotto cui dormire. Approdo Avventurato d'ora in poi diventerà Dragolandia! E da questo momento io la dichiaro... Ehi, ehi! Ma perché nessuno di voi due mi ha risposto alla domanda? Siete svegli? Qual è stato l'ultimo regalo che hai fatto a qualcuno? Ho regalato una chiave a Delusione. Ho regalato un lucchetto a Naruto Knight. La tua skin preferita? Beh, ecco... Bullseye. Mi piacciono da impazzire quei capelli rosa. Solo che lei ha occhi solo per quell'antipatico del corvo. Ma un giorno mi farò riconoscere da lei... e si innamorerà di me. Calcafiamma. Il corpo di un umano con le sembianze di un drago. Mi fa sentire a casa. Su che console giochi? Io non ho una console. Diciamo che sono piuttosto al verde. Nel corso degli anni ho giocato da tutte le console. Prima da PlayStation 4, poi da Xbox, poi Nintendo Switch. Ma sono sicura che solo da quando ho iniziato a giocare da PC sono diventata davvero forte. Qualche consiglio per migliorare su Fortnite? Dovete credere in voi stessi! In passato non sono stato capace di farlo perché mi sono dimostrato troppo debole. Non mi sono guadagnato il rispetto dei miei nemici perché non sono stato alla loro altezza. Per questo motivo devo diventare più forte a qualunque costo e con ogni mezzo. Voglio assolutamente difendere il legame che si era creato fra me e Sasuke Knight. Ma che cosa c'entra Sasuke Knight? Ti hanno chiesto come migliorare su Fortnite. Cosa? Ecco... Non è che hai una cottarella per questo Sasuke Knight? Ehi, ma che stai dicendo? Forza ragazzi, dobbiamo finire l'intervista. Se potessi cancellare una parte di isola su Fortnite, quale cancelleresti? Sponde del saccheggio. Non saprei. A me basta solo che nessuno cancelli Approdo Avventurato. Qual è la cosa che ti spaventa di più in assoluto? Infrangere il mio credo ninja. Non riuscire mai più a tornare alla mia forma originale. Beh, comunque, tornando al discorso della chiave e del lucchetto, ecco, forse potrei darvi un consiglio. Perché non andate da Approdo Avventurato? La leggenda narra che se quattro persone fanno quattro balli diversi intorno all'albero, rilasceranno un'energia incredibile. Magari potrete usare quell'energia per aprire il lucchetto di Delusione. Davvero? Credi che sia possibile? Forza, Naruto Knight! Proviamo!